Siamo qui in piazza Carlo Felice per lo sciopero generale dei sindacati di base. Siamo con due esponenti di Unione Popolare, Fausto Cristofari e Francesca Bertini. Quindi Unione Popolare sostiene oggi e domani lo sciopero? Assolutamente sì, credo che sia importante perché è probabilmente la prima iniziativa che viene fatta da parte di organizzazioni dei lavoratori sulle tematiche, diciamo, della finanziaria che ha fatto il governo Meloni, finanziaria che definiscono, non so perché, coraggiosa, che in realtà strizza l'occhio all'evasione, dà stanzia risorse per i ricchi e fomenta la guerra tra i poveri, e quindi non possiamo che essere contro questo tipo di logica e ovviamente nella nostra ottica di costruire un'alternativa a tutto questo, Unione Popolare non poteva mancare né oggi né domani. Francesca Bertini. Sì, allora noi abbiamo portato anche qua a Torino, come faremo anche domani a Roma nella manifestazione nazionale contro il governo, delle parole chiave molto chiare, che l'agenda Draghi la porta avanti Meloni, questo per segnare anche una continuità economica e politica che sta venendo portata avanti da parte di questo esecutivo per tutto quello che riguarda le politiche sociali e economiche. Infatti abbiamo visto come è stato debole anche da parte della cosiddetta opposizione di sinistra la risposta a quella che è una finanziaria che di fatto è l'agenda Robin Hood al contrario, vengono ridotti quelli che sono i sostegni già scarsi nei confronti delle fasce popolari, viene cancellato il reddito di cittadinanza che per quanto potesse avere dei problemi era un sostegno per molte famiglie in difficoltà dopo la pandemia e dopo gli anni di crisi economica. Di fronte a questo governo che porta avanti una guerra all'esterno, perché comunque gli aiuti cosiddetti, cioè le armi, continuano a essere finanziate nel conflitto in corso, è una guerra all'interno contro le popolazioni, contro le fasce popolari. Occorre ancora di più costruire un'opposizione sociale che sia forte. Per questo come Unione Popolare saremo in piazza oggi qua a Torino nello sciopero generale chiamato ai sindacati di base e domani a Roma per la manifestazione nazionale contro il governo Meloni. Grazie mille.